Next Generation Networks per Next Generation Services. Buongiorno a tutti e buongiorno a Daniele Righi, Innovation and Business Development Director di Linkem. Righi, il Recovery Plan prevede fondi pubblici per le nuove reti. Come bisognerà conciliarli con gli investimenti privati? Sì, grazie Mila, buongiorno. Linkem sta interpretando il Recovery Fund come una grande occasione per sviluppare nuovi servizi e nuovi prodotti, non solo quindi come un fine a cui puntare vista l'ingenza delle risorse pubbliche messe a disposizione, ma bensì un mezzo per fare, ideare, progettare e dispiegare soluzioni innovative. Pensiamo che questo sia un grande progetto di sviluppo industriale per tutto il paese e in particolar modo per il nostro comparto. Le risorse messe a disposizione per la tecnologia 5G FWA sono importanti. Noi stiamo guardando con molta attenzione a tutto quello che il governo sta mettendo in campo e siamo convinti che una sinergia tra programmazione pubblica e attuazione privata sia la risposta efficace agli obiettivi che come paese ci siamo dati nei confronti della Commissione europea. Ora è chiaro che questa occasione è unica e non dobbiamo come sistema paese sbagliare sui tempi. Abbiamo un vincolo esterno importante, ci sono dei passaggi intermedi su cui dovremo dar conto alla Commissione europea sugli avanzamenti delle progettualità, questo in senso ampio su tutto il recovery, e quindi pensiamo che sia veramente importante mettere in campo una capacità progettuale, ma prima ancora che progettuale, ovviamente di programmazione e poi progettuale di dispiegamento congiunta tra pubblico e privato. Gli operatori hanno messo in campo già da tempo piani di sviluppo sui diversi territori per il dispiegamento delle nuove reti. È bene che di questo si tenga conto e che quindi il supporto che verrà da queste iniziative che il governo metterà in campo accoppi a questi investimenti privati per far sì che ci sia concentrazione di risorse sia pubbliche che private e massimizzare gli effetti sulla qualità della vita dei cittadini e la competitività delle imprese. Questo pensiamo che sia, diciamo, il target da raggiungere congiuntamente come comparto, quindi come operatori di settore, ma come, lasciami dire, come sistema integrato pubblico e privato. Auspichiamo che ci sia l'impegno di tutti per far sì che le liturgie amministrative che probabilmente hanno contraddistinto alcuni passaggi nel passato vengano superate e ci si concentri molto sull'execution. Ecco, per noi è importante questo, la rapidità di esecuzione e la messa a terra di progetti concreti. Dal dire al fare quindi non sarà semplice. Qual è la strada per spingere lo sviluppo dei servizi innovativi e su quali priorità bisognerà concentrarsi? Allora, il tema dei servizi innovativi è già stato da tempo intercettato anche al nostro interno. Noi circa 2 anni fa abbiamo cominciato a immaginare i cittadini del futuro, i reali bisogni dei cittadini del futuro. Quali saranno le comunità che nei prossimi anni sui territori si organizzeranno e quindi avranno bisogno di nuovi servizi che partiranno dalla connettività ma attraverseranno tutta la pila del valore evidentemente. Ci sono dei settori sicuramente strategici, quello che è stato maggiormente accelerato come abbiamo visto tutti noi dalla pandemia sicuramente quello legato allo sviluppo delle competenze digitali e della cittadinanza digitale in genere di cui si è tanto parlato in passato, questa pandemia sicuramente ha accelerato, i cittadini, noi tutti siamo un po' più pronti, no? A raccogliere gli stimoli che vengono sia dal pubblico e dal privato nell'accensione e nell'utilizzo dei servizi digitali. Quindi siamo in un momento in cui dobbiamo dare seguito e anzi amplificare questo sano rapporto tra servizi innovativi e utilizzatori. Anche in questo il Recovery Fund è evidentemente una stella polare. Ci sono delle missioni, in qualche modo combaciano già con alcuni settori prioritari che noi avevamo individuato. Abbiamo investito molto sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione creando 3P Italia con una società ad hoc che si occupa di partenariato pubblico-privato. Abbiamo investito sull'agricoltura intelligente lanciando il servizio Linkem for Farm. Stiamo progettando implementando servizi che riguardano la riqualificazione dei servizi turistici e della valorizzazione dei beni culturali. Pensiamo che il sociale sia uno di quegli ambiti che sicuramente andrà riqualificato e innovato. Ecco, c'è un grande bisogno di riqualificazione e innovazione nei servizi. Quello che dobbiamo fare, anche qui penso come sistema, è coniugare queste politiche di sviluppo territoriale che ci vengono dall'ambito comunitario ai reali bisogni dei territori. Immagino che nel futuro
prossimo verranno a crearsi degli ecosistemi, dei veri e propri ecosistemi territoriali, in cui dobbiamo spingere l'acceleratore tutti insieme sulla digitalizzazione dei servizi, basati però, come dicevo prima, appunto sulla reale esigenza dei cittadini. Anche qui la leva pubblica è importante. Finora abbiamo assistito a dei meccanismi di incentivazione che hanno puntato a sviluppare investimenti sia nelle amministrazioni sia nelle imprese private. Ecco, dobbiamo continuare su questa linea, aggiungendo anche, secondo me, una parte che riguarda la capacità di adozione, no? Un supporto alla domanda di questi servizi. Faccio l'esempio dell'agricoltura digitale, su cui tanto stiamo lavorando. Ecco, è un settore molto interessante, è un settore tutto da costruire. È importante che ci sia un sostegno in questo senso. Noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo investito, abbiamo sviluppato un servizio che parte dalla connettività, arriva fino ai gestionali che possono essere di supporto all'imprenditore agricolo. Ora è evidente che questa categoria, che peraltro per noi è importante, rappresenta uno degli asset strategici del paese, insieme ai beni culturali, al Made in Italy, tutto ciò che è fiore all'occhiello dell'Italia. Ecco, è importante accompagnare questa categoria anche nell'adozione, in una logica di servizio, per far sì che poi questi servizi innovativi vengano effettivamente dispiegati sui territori. Quindi noi su questo siamo molto attenti e stiamo lavorando molto perché questi verticali che abbiamo immaginato verranno poi amplificati dalla connettività 5G vengano messi a terra nel più breve tempo possibile e adottati sia dai cittadini che dalle imprese. Credi che le misure governative siano sufficienti o ci sarà bisogno di altri interventi, ad esempio di natura fiscale? Allora, è evidente che la leva fiscale, come in ogni politica di sviluppo territoriale, è fondamentale, quindi penso che anche qui sul Recovery Fund ci sia traccia su quali saranno i settori e i meccanismi con cui gli incentivi automatici e trasversali verranno messi a terra, dall'eco bonus a tante altre iniziative che riguardano appunto diversi settori. E a tal proposito penso che l'orientamento sia quello di, anche qui, semplificare al massimo tutte le procedure per far sì che poi quei tempi di cui parlavo prima, quel vincolo esterno di cui parlavo prima, vengano rispettati. Quindi sicuramente gli incentivi automatici e trasversali sono uno strumento ottimale per andare a colmare quelle disparità territoriali, quelle asimmetrie che spesso si sono venute a creare nel paese. Non parlo soltanto logicamente di infrastrutture e rete che sono logicamente il nostro core business, ma anche di tutto un altro tipo di servizi a valore aggiunto che possono essere creati su questo. Quindi sì, penso che siano più che necessari interventi che vadano a coniugare una molteplicità di iniziative che riguardino anche l'incentivazione fiscale all'adozione di determinate tecnologie di spiegamento di reti innovative. Grazie a Daniele Righi e arrivederci alla prossima video intervista. Grazie a te, Mila, grazie.